Parlo qui all'inizio video per evitare alle persone che vogliono skippare. Ad ogni modo, se volete andare al punto per vedere esattamente il punto in cui mangiano, andate al minuto 2:16 per K, al minuto 3 per Snow e al minuto 3:30 per Harley. Io consiglio di guardare dal minuto 3 in poi per guardare sia Snow che Harley perché sono praticamente attaccati. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con alle mie spalle ovviamente le teche dei serpenti. Allora, siamo qui pronti per dargli la mangiara. Allora, avevo già registrato un video come questo, però ho perso i filmati, perciò insomma, ho aspettato 4-5 settimane in modo da poter ridare da mangiare tutti i serpenti la stessa volta. Ad ogni modo, adesso mi sistemo un attimo e dopo possiamo cominciare a dargli da mangiare. Dimenticavo, nel caso si sentite rumore, sono queste bestiacce, i furi di amore. Questi sono quelli che fanno rumore, insomma, perciò si sente. Ecco. Insomma, se sentite rumore sono loro. Allora, iniziamo con K, che posso vedere che alzando un attimo la ciotolina ha fatto la muta. Aspetta, tocco un attimo. Guardate qua che bella muta, veramente splendida, niente da dire. Questa per ora la mettiamo qua. Adesso però devo un attimo pulirlo prima di dargli da mangiare dal resto della muta, come avevo fatto in uno short che troverete sul canale. Grazie, muta tolta per K e adesso procediamo col dargli il topo. E uno andato. Dopodiché passiamo a lui che vedete è già pronto veramente, guardatelo lì. Già in agguato. Guarda, lui sa già tutto lui. Lui sa già tutto. E un altro andato. E ora passiamo ad Harley. Con Harley, guardate lì che aggressiva, boa constrictor. Cattivissima, come sempre, lei è la più cattiva. Guardatela qua, lei è sempre la più cattiva. Ovviamente già lo si sa. E guardate qua chi c'è già ad aspettare il topo. L'altra volta voi non l'avete visto, però, perché ovviamente i video si sono cacciati, però lei non voleva mangiare. Vediamo se adesso siete fortunati e vuole il cibo. Ragazzi, alla fine lei non ha voluto mangiare di nuovo e non so che fare. Evidentemente sta entrando in un periodo di muta e non dà segni, non so che fare. Perché bene sta bene, non saprei proprio che dirvi. Cioè, non saprei. Allora, alla luce di ciò che è successo con Cleopatra, posso dirvi con estrema certezza, l'ha già fatto ancora tempo fa quando l'ho portata io nella teca la prima volta, i serpenti ogni tanto fanno un periodo dove smettono di mangiare
così a caso per voglia loro, per dei vari problemi che appunto vi spiegherò se volete in una scheda d'allevamento. E niente, perciò se volete mi lo chiedete, io vi posso spiegare che problema ha Cleopatra. Ad ogni modo non è un problema dove sta male, anzi sta da Dio, sta appunto è in questo periodo dei serpenti che è più frequente nei pitoni reali, in cui a noi ci scassano un po' le balle perché buttiamo via i topi. Però a loro fa molto bene, perciò meglio così. Niente, vi lascio il resto del video. Ragazzi, noi ci salutiamo così, con le varie teche alle mie spalle, dove potete vedere che lui ha già mangiato. Potete vedere, l'unica è lei che per l'appunto non so che fare. Però vabbè. Ragazzi, giunti alla fine di questo video, voglio scusarmi per il fatto che il video l'ho registrato verticalmente piuttosto che orizzontalmente. Purtroppo questo video qua era vecchio. Non avevo ancora iniziato a registrare video orizzontali, ma era ancora uno di quelli che avevo fatto verticalmente. Infatti, la stanza dei rettili era una delle prime volte che l'avevo costruita quando ho fatto, ho registrato quei video lì. Quindi, niente, mi dispiace, ma purtroppo, ne vuole ancora prima che io vada a dar da mangiare di nuovo a tutti quanti gli animali insieme. E vabbè. Ho detto, ho questi qua, lasciamo questi qua, niente da fare. Perciò, ragazzi, mi dispiace, però non ci si poteva fare nulla. Ad ogni modo, a fine video volevo dirvi che i serpenti, ovviamente, non gli si può dare da mangiare tutti uno stesso giorno. Io, per caso, quel giorno lì, potevo dargli da mangiare a tutti quanti loro lo stesso giorno, che cade una volta ogni tot tempo, dipende quando gli date da mangiare. Io generalmente gli do da mangiare il giovedì, però ognuno ha le sue statistiche di tempo, di cui andremo a parlare comunque in un video a parte. Se vorrete, basta che mi scrivete nei commenti che volete magari qualche scheda d'allevamento, che ne so, pitoni reali, boa constrictor, che sono quelli che perlomeno ho io. Poi magari, ovvio, potete chiedermi qualche altro animale, perché comunque, insomma. Però, se volete schede d'allevamento, basta che mi chiedete. Fate un commento. Perciò niente da dire, semplicemente questo. Attenti a quando date da mangiare ai vostri rettili, che magari il serpente parte e si prende la mano piuttosto che prendere il cibo. Mi è già successo, ho le pinze proprio per questo motivo qua. E con le pinze comunque il serpente è successo più di una volta che mi ha quasi preso la mano. Per esempio qua riportavo una cicatrice su questo dito qua, all'incirca qua così. Perché, che per chi mi segue da tempo ancora su Instagram, prima che io aprissi il canale YouTube, allora lì il serpente mi aveva morso il dito. Ma perché? Perché era quello bianco gigante, ha sbagliato la mira, si è attaccato al mio dito, poretto, non ci può far nulla, ho sanguinato, ho il dente lì da qualche parte che gli si è staccato il dente, poretto. Perciò state attenti, comunque ormai io ho sviluppato dei riflessi che mi permettono a volte di capire quando il serpente sta per attaccare me, o comunque quando il serpente parte comunque di avere la prontezza di tirare via la mano. Perciò attenzione, veramente molta prudenza. Secondo il serpente, tipo boa constrictor, quando apriamo la teca per dargli da mangiare, tendono, essendo un po' più aggressivi, ad avvicinarsi al portone della teca che noi abbiamo aperto a scatti. State attenti a non dargli le spalle in quel momento perché potrebbero uscire dalla teca e mordervi la schiena, potrebbero mordervi. E prendendo qualche nervo importante, come qua sul trapezio o sul collo, magari nella zona dietro, capite, non è il top del top, potrebbe farvi anche seriamente male. Perciò attenzione quando si aprono le teche dei serpenti, specie quando gli si dà da mangiare. Dopo avervi dato da mangiare, il serpente comunque tenderà a stare in una posizione retta il più lunga possibile, proprio per facilitare il digerimento del topo o comunque di quello che gli avete dato da mangiare. Perciò, se lo vedete fuori dalla tana è normale, comunque tendenzialmente stanno un po' fuori dalla tana e dopo si mettono, stanno tipo fuori dalla tana per qualche ora successiva e dopo si vanno a mettere dentro. Non dategli fastidio. Nei 3 giorni a seguire mai dare fastidio a un serpente nell'arco di 3 giorni dopo che gli avete dato da mangiare. Io ora è sabato, gli ho dato da mangiare giovedì. Ho
All'incirca andrò a dargli da mangiare, a toccarli, che comunque se voglio toccarli andrò a farlo o domenica o lunedì. Non oggi. Gli ho dati giovedì mattina, perciò un giorno giovedì, venerdì 2, oggi 3. Perciò, attenzione. Solamente questo. Quando uscirà questo video qua, comunque, da lì potrò toccarli di nuovo. Roba da non fare, perché comunque i serpenti hanno un livello di stress parecchio alto. Se si stressano troppo, basta, rischiate o che vi mordano, oppure che muoiano loro stessi. Però se io vi ho dato questi avvertimenti, se poi volete una scheda di allevamento più nello specifico, basta che me lo scrivete nei commenti. Che dire, seguimi, lascia un like e per l'appunto un commento. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!